Benvenuti a questa nuova edizione di Onboard TG della Wilcan Nazionale, in versione speciale dedicata allo sciopero di categoria dei bancari dello scorso 31 ottobre. Oltre il 90% di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori del credito alla mobilitazione e la quasi totalità delle filiali chiuse. È stata quindi altissima e determinata l'adesione dei lavoratori bancari allo sciopero indetto contro l'ABI per la sua grave decisione di disdettare unilateralmente il contratto nazionale del settore con oltre 8 mesi di anticipo sulla scadenza e di rifiutare il confronto per il rinnovo del fondo di solidarietà del settore. È stato questo il primo commento del segretario generale della Wilcan Massimo Masi, che in una nota uscita lo stesso 31 ottobre ha dichiarato che questo risultato dimostra in modo inequivocabile la compattezza dei bancari come categoria, che chiede rispetto e strumenti adeguati di tutela e valorizzazione dell'occupazione e delle loro professionalità. Nel corso della giornata di sciopero si sono svolte manifestazioni a Milano sotto gli uffici dell'ABI e a Ravenna, sede della banca presieduta dal presidente dell'ABI Antonio Patuelli, alla quale Masi ha partecipato alla guida del corteo che è sfilato per la città. Quelle che vediamo sono le immagini della dimostrazione tenutasi a Ravenna. Masi ha aggiunto che ora l'ABI deve rivedere le sue posizioni. In primo luogo ha chiesto la conferma del fondo di solidarietà di settore, quale strumento fondamentale per la categoria che non aggrava sulla collettività. Raggiunto questo obiettivo, ha aggiunto Masi, si potrà aprire la stagione del rinnovo del contratto con una trattativa che veda le parti sullo stesso piano, senza ultimatum pretestuosi e inaccettabili come quello che ha posto in campo l'ABI con la disdetta. Masi ha concluso la manifestazione con un intervento in cui ha anche attaccato l'incapacità dei manager a far fronte alla crisi e le loro esorbitanti retribuzioni. Vediamo un passaggio del discorso su questi temi. Sono così bravi a trattare la clientela come sono bravi a farsi contratti per i loro stipendi. Oggi le banche non sarebbero in crisi. Mi rivolgo a una persona, non solo al presidente Patuelli. Caro Cucchiani, in 21 mesi hai preso 7 milioni. Vergognati! I giovani che prendono 1200 euro vogliono trasformarci lo stipendio in stipendio variabile. Si devono vergognare, hanno condotto la politica di questo paese, di queste banche verso la rovina e hanno buttato, stanno buttando via 13 anni di concertazione rispetto alla loro politica. E cambiamo ora argomento. Importante accordo è stato raggiunto nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 novembre per l'adeguamento del Fondo di Solidarietà di Settore delle Banche e del Credito Cooperativo, dopo che analoga intesa era già stata siglata nel comparto assicurativo tra organizzazioni sindacali ed ANIA. Il segretario generale della Wilcan, Masi, in proposito ha dichiarato che mentre parti datoriali di settori simili a quello bancario trovano soluzioni per mantenere un fondamentale strumento di gestione di eventuali tensioni occupazionali per potersi concentrare su logiche di sviluppo dei loro settori, l'ABI e le banche sono sempre più isolate nelle loro posizioni prevaricatrici. Questo modo di agire dell'associazione datoriale, ha aggiunto Masi, rende tutte le banche responsabili e complici in modo diretto del conflitto in corso e dell'assenza di volontà di trovare soluzioni. Pertanto, in caso non condividessero la strada intrapresa dall'ABI, è giunto il momento che manifestino il loro dissenso e favoriscano un immediato cambio di linea nelle relazioni sindacali e nel rapporto con i lavoratori, garantendo l'esistenza del contratto per poter affrontare il tema centrale del Fondo di Solidarietà di Settore. La Wilcan, concluso Masi, ritiene inoltre indispensabile coinvolgere anche le parti politiche e agirà in tal senso perché prendano coscienza che l'ABI sta tentando di scaricare sul Paese i costi delle proprie decisioni e inefficienze. Il mondo politico per Masi non può esimersi dall'affrontare i temi in questione, deve farlo in primo luogo con il sostegno alle rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori chiaramente manifestate con lo sciopero del 31 ottobre. Nella giornata dello sciopero dei bancari, come detto, si è tenuta una manifestazione anche a Milano davanti alla sede dell'ABI. Vediamo il servizio. Ha avuto un'adesione altissima allo sciopero dei bancari indetto per la giornata di oggi, 31 ottobre. Questo è il presidio che si sta svolgendo davanti alla sede dell'ABI in via Olona a Milano. Analoga manifestazione si sta svolgendo a Ravenna sotto la sede della banca diretta dal presidente dell'ABI Antonio Patuelli. Sentiamo il parere di una quadro sindacale della Wilcan, la segretaria provinciale della Wilcan Bergamo, Claudia Dabbene, su questa manifestazione. Come sta riuscendo?
Allora, io sono soddisfatta, la partecipazione c'è, potevamo essere di più, ma sono comunque contenta. Contenta che le assemblee abbiano sensibilizzato i colleghi e che siano riusciti a comprendere che ci stiamo giocando qualcosa di molto serio e che solamente partecipando attivamente possiamo cercare di resistere, perché di questo si tratta in questo momento. Elio Lucisano e Silvia Boniardi, segretari Wilca Regione Lombardia, un parere sulla manifestazione di oggi e cosa può portare questa mobilitazione? Allora, una bella giornata, non solo di sole ma anche di presenza fisica di tutte le colleghe e i colleghi, dei rappresentanti sindacali, ma non solo, perché c'erano anche molte colleghe e molti colleghi che quindi hanno fatto sciopero. Cosa può portare? Il segnale è stato forte, è stato chiaro. Noi ci siamo, siamo tanti, siamo numerosi e siamo anche molto arrabbiati, direi, lasciatemelo dire, incazzati proprio. Per cui quello che noi ora ci aspettiamo è che ABI ritiri la disdetta, che quindi prevalga il buonsenso all'interno di ABI, che riesca a mettere in minoranza Micheli. Perché Micheli in questo momento sta condizionando ABI, non da solo evidentemente, ma sta fortemente condizionando ABI. Noi ci aspettiamo questo, che la disdetta venga ritirata, che ci si sieda al tavolo, che si ragioni in termini democratici e in termini, come dire, di lungimiranza, e che soprattutto si affronti il primo tema vero, che è quello del contratto del fondo di solidarietà. Perché è un tema che è come dire, centrale nei termini e nella scadenza. Ci tengo solo a sottolineare che c'erano tantissimi ragazzi in piazza qui a manifestare, questo è un segnale bello, importante. La prima volta che fanno sciopero, è da tanto tempo che non avevamo manifestazioni di questo genere, vuol dire che la categoria ha bisogno di una svolta, così come ne hanno bisogno le banche, così come ne ha bisogno l'Italia, che è un paese sull'orlo del baratro e solo con un sistema finanziario forte e importante può avere una svolta. Questo sistema finanziario non può prescindere dai lavoratori bancari. Dobbiamo ritornare a pensare al capitale e ai lavoratori sullo stesso piano. La massiccia adesione allo sciopero del 31 di ottobre dei bancari ha visto per la prima volta la partecipazione di un'azienda che non aveva mai partecipato ad azioni di mobilitazione, Agos Ducato. Sentiamo come mai questa volta invece questa partecipazione c'è. Finalmente, dopo una dura lotta da ormai 15 anni, l'azienda ha ottenuto l'applicazione quasi in toto del contratto nazionale del credito, e quando in agosto appunto si è avuta questa adesione hanno dovuto subire questa disdetta del contratto. Finalmente tutti i dipendenti di Agos si sono mobilitati e in misura molto massiccia, dalla prima volta dalla creazione dell'azienda, dunque si parla ormai da più di 25 anni, hanno aderito allo sciopero e sono scesi in piazza. A sostegno della mobilitazione dei bancari si sono svolti numerosi presidi in varie città italiane anche nella giornata di mercoledì 30 ottobre. Vediamo. Un presidio si è svolto anche nella giornata di ieri, 30 ottobre, davanti alla Borsa di Milano in Piazza Affari. E in quell'occasione abbiamo sentito il segretario generale della Wilca Lombarda, Danilo Margaritella, e Valeria Cavrini, segretaria nazionale della Wilca. Vediamo le loro interviste. Intanto siamo reduci da 15 giorni di assemblee in tutti i luoghi di lavoro, in Lombardia, a Milano, in tutto il territorio. C'è stata una forte presenza di colleghi, quindi noi aspettiamo un'adesione massiccia allo sciopero di domani. È chiaro che domani non finisce con questa iniziativa, noi dovremo proseguire questa fase di vertenza, certamente auspicando la possibilità di recuperare un tavolo sia sul tema del contratto nazionale, sia in particolare sul tema più urgente, che in questo momento è il fondo di sostegno al reddito della categoria. Noi dovremmo andare a una legislazione importante che separi le banche di carattere commerciale dalle banche finanziarie. È un sistema questo che è valso anche nella crisi degli Stati Uniti nel 29, che ha retto fino agli anni 2000, e noi dovremmo poter sfruttare questa esperienza per garantire anche una separatezza fra queste banche, perché altrimenti le banche reggono solo sugli strumenti finanziari. Abbiamo bisogno di banche che lavorino nel territorio, vicino alla gente,
vicino alla clientela, vicino alle piccole e medie industrie. Questo non sta accadendo. Ma l'ABI al momento non dà segnali, diciamo, ufficialmente, se non rilasciare continuamente interviste sui giornali da parte del dottor Francesco Micheli, che sembrano degli inviti a trattare, nel senso che dicono che loro hanno fatto tutto ciò per sollecitare un rinnovo anticipato del contratto e adeguarlo alla situazione di crisi che peraltro noi gli chiediamo di affrontare, voglio dire, la partita da molti mesi, cercando di fare una cabina di regia sul tema. Ci sembra un modo strano di invitarci a trattare. Prima ci danno un calcio nello stomaco, disdettano il contratto, non procedono con la trattativa sul fondo, che per noi è fondamentale perché non abbiamo altri ammortizzatori sociali, lo ripeto, i bancari non hanno altri ammortizzatori sociali che non quello, che è un fondo che si paga la categoria, i lavoratori e le aziende. Quindi con queste due modalità di incontro e quindi di provocazione irresponsabile, poi si dice che questo è un invito a trattare. Mi pare un modo bizzarro. Il 30 ottobre è importante anche la presenza delle istituzioni con l'assessore alle politiche del lavoro del Comune di Milano, Cristina Tajani, che abbiamo ascoltato i nostri microfoni. Ma il Comune di Milano sostiene la mobilitazione unitaria del settore. Noi riteniamo che una disdetta unilaterale come quella che è stata data da ABI in un momento di crisi e di difficoltà sia molto grave. Gli strumenti che il settore ha implementato nel corso di questo decennio sono stati molto importanti per reggere, senza pesare sulla collettività e sulla fiscalità generale, le ristrutturazioni e per gestire le situazioni di crisi. Privarsi di strumenti come questo significherebbe addossare alla fiscalità le ristrutturazioni del settore. Credo che dopo lo sciopero di domani ABI dovrebbe convocare immediatamente le parti e spero che il governo intervenga in un'avvertenza che il Paese non può permettersi in questo momento, infrangendo una tradizione di buone relazioni sindacali del settore. Credo che ABI abbia compiuto un gesto irresponsabile. In riferimento all'importante accordo raggiunto nel mondo delle banche e del credito cooperativo per l'adeguamento del Fondo di solidarietà di settore alla riforma Fornero, come previsto dalla legge, va registrata la soddisfazione del segretario nazionale della UILCA che si occupa del comparto, Giuseppe Del Vecchio. Si tratta di un risultato di grande rilievo, ha dichiarato Del Vecchio, che consente al settore del credito cooperativo di continuare a garantire le lavoratrici e i lavoratori che dovessero essere oggetto di processi che comportino tensioni occupazionali con soluzioni analoghe, se non complessivamente migliori, di quelle concordate nel comparto assicurativo, senza peraltro pesare sulla collettività. Siamo quindi fiduciosi perché ora le aziende e il sindacato si possono concentrare su logiche di sviluppo e di rispetto del nostro contratto nazionale anche riguardo alla crescita dell'occupazione giovanile. È chiaro che ora l'ABI sia l'unica associazione datoriale che rifiuta il raggiungimento di questo risultato e debba quindi rivedere le sue posizioni, favorendo le condizioni per trovare un'intesa che valorizzi il fondo anche nel settore bancario. Era questa l'ultima notizia. Noi vi ringraziamo come sempre per la gentile attenzione e vi rimandiamo al prossimo appuntamento con Onboard TG della Wilca Nazionale. Arrivederci.